Lunedì in Gol è una puntata tutta da vivere, questa della sesta giornata, che va a raccontare la sesta giornata del calcio dilettanti, settima in Serie D. Tantissime immagini, torneremo veramente come un fiume in piena sul derby di Fiume, no? Perché è stata una giornata, un sabato fantastico, molti servizi, proprio un blocco dedicato a questa gara. E poi tanti gol, tante immagini raccolte dalla prima categoria fino alla Serie D. Prima però di raccontarvi la giornata del calcio dilettanti, parliamo di calcio e beneficenza. Quello che è accaduto sabato a San Vito con le vecchie glorie della San Vitese contro la nazionale italiana Master, campioni dello sport, tutti insieme per un'iniziativa importante. Ci racconta tutto in questo servizio Francesco Tonizzo. È stato un pomeriggio di sport e di solidarietà quello vissuto sabato allo stadio comunale di San Vito a Tagliamento per la partita da vincere. Evento organizzato dall'AIL di San Vito a favore di due bambini sanvitesi colpiti da leucemia, Lorenzo e Alessia. I 500 presenti allo stadio si sono goduti la partita tra le vecchie glorie della San Vitese e una selezione di ex giocatori professionisti, tra cui i friulani De Agostini e Sartor. In campo anche l'ex capitano dell'Udinese Alessandro Calori. A portare la loro testimonianza e a dare il calcio di inizio sono intervenuti Daniele Molmenti e Mauro Defend. La soddisfazione è dell'organizzatore e del sindaco di San Vito al Tagliamento. Sono Flavio Frozza, abito San Vito al Tagliamento, sono consigliere provinciale dell'AIL, Associazione Italiana Leucemie, Linfomi e Mielomi. Noi cerchiamo in qualche maniera di portare un contributo, soprattutto agli amici che hanno la sfortuna di imbattersi nella leucemia, una malattia abbastanza incredibile. Perché non è che ti prende e ti dura un po' di tempo, puoi andare avanti 4, 5, 6 anni, puoi ricadere nella malattia, e noi cerchiamo in qualche maniera di venire incontro portando magari un'ora di allegria e anche dando dei contributi in termini economici, perché riusciamo a raccogliere dei fondi con la vendita di stelle di Natale due domeniche prima di Natale e le uova di Pasqua due domeniche prima di Pasqua. Siamo presenti in tutto il territorio della nazione. L'associazione ha una sezione per provincia per evitare spese inutili. Noi, rispetto al professor Mario Monti, abbiamo visto avanti di 30 anni per quanto riguarda la spending review, perché abbiamo una sola segreteria, abbiamo un solo presidente, abbiamo dei consiglieri che sono pochi, non sono uno per paese come si suol dire. Sicuramente se dovessero eliminare le province noi esisteremo ancora, ci chiameremo ancora associazione provinciale dell'AIL senza problemi. Ecco, auguriamo una buona partita, anche quando questo servizio andrà in onda probabilmente la partita sarà già finita, però lo scopo è quello di vincere e vinceremo. Penso di esprimere una grande gioia per il pubblico che è accorso a questo evento, organizzato con grande altruismo, generosità e sapendo davvero praticare la solidarietà da parte di quel tessuto associativo che onora la nostra comunità. Peraltro io sono convinto che in questo modo si dimostra che le partite più difficili possono essere vinte, e penso che con questo spirito di unità che accomuna tutti si possa davvero fare in modo che Lorenzo e Alessia possano stare con noi, continuare sempre a essere con noi. E adesso partiamo dalla prima fino alla Serie D, tutto d'un fiato. Cerchiamo anche di correre un po' perché abbiamo tanti tanti servizi. Resterete incollati in questo lunedì in Gol a vedere grandi giocate. Partiamo dalla prima categoria con il punto del Gazzettino che dice Pravis Domini da copertina. Infatti il Pravis di Mister Rauso interrompe la serie positiva della capolista Caneva, che arrivava da 5 vittorie consecutive. Ci pensa allungato con un gol tra l'altro molto molto bello. Caneva KO, il Pravis Domini si rilancia, dice il Messaggero Veneto. Tra i commenti ci sono i Mister Rauso, 3 punti giustissimi, adesso ripartiamo, dice Rosa Gastaldo. È stata una partita bella e un gol bello, le riprese di Matteo Sabbadini. Partiamo subito, il primo servizio.
Termina qui l'imbattibilità del Caneva, la neopromossa più bella dell'intero inizio di stagione. Le fa assaggiare il sapore della sconfitta il Pravis Domini, un top team della prima categoria. Rimane in vetta la squadra di Tiziano Rosa, ma ora è a solamente più uno dallo stesso Pravis Domini. Eccolo subito, lo vedremo tra qualche istante dopo il replay della prima occasione, il bellissimo gol che decide la partita regina della prima categoria. Lo segna allungato, questa girata di una bellezza abbacinante in area piccola, il cross di Suyu. La torsione di Longato, pallone imprendibile per il portiere del Caneva e il gol del Pravis Domini. Il Caneva che rimarrà anche in 10 per un gestaccio nei confronti dell'arbitro, dell'attaccante argentino Borda, rischia una pesante squalifica, espulsione proprio subito dopo il gol. Qui invece un altro provvedimento dell'arbitro della partita, la simulazione di Ross, chiedono il calcio di rigore i suoi compagni del Caneva, va giù in area per l'arbitro, è giallo per simulazione, non protesterà nemmeno poi più di tanto. Ancora Pravis Domini, poi con Boia questo colpo di testa che però non impensierisce Zanette, si andrà con le immagini direttamente al secondo tempo. Pravis Domini che proverà a chiudere la partita, Caneva che dovrà chiudersi in un uomo in meno. Il destro da lontano di Grotto si allunga, Zanette la mette in calcio d'angolo, bello stilisticamente il destro, pallone a scendere, ci arriva però il portiere del Caneva, proverà anche a mettere fuori la testa la squadra di Tiziano Rosa che, ripetiamo, rimane capolista. Questo colpo di testa di Montagnier, pallone che finisce alto, qui ha rischiato qualcosa il Pravis Domini di Pino Rauso. Proverà il tutto e per tutto, dicevamo, la squadra di casa, il Caneva capolista, qui non ce l'ha fatta con il colpo di testa di Montagnier. Arriverà anche un'altra occasione, il destro di Barbetta, dopo che il giocatore con la maglia numero 10 del Caneva si era liberato di un avversario, pallone sull'esterno della rete, non ci sarà praticamente più tempo. Vince il Pravis Domini, lo scontro diretto della prima categoria, e si porta a meno uno proprio dal Caneva. E adesso torniamo sul sabato dove ha giocato la promozione Girone A. In particolare adesso ci concentriamo e ci torniamo sul derby di Fiume Veneto. Fiume Veneto contro Bannia. È stata una serata davvero fantastica, ne abbiamo parlato già ieri sera durante A Tutto Campo. Gli dedichiamo più servizi, innanzitutto rivivete tutto con la sintesi, le interviste ai protagonisti, l'allenatore, il DS del Fiume, un po' rammaricato dopo quella sconfitta bruciante all'ultimo secondo di gara. Poi Toffoletto, il presidente della FGC, che è intervenuto nella nostra trasmissione ieri sera per parlare anche di questo sabato e di questa gara alle 20:30, di come magari possa essere un'idea anche per il futuro, creare eventi, perché a Fiume di fatto è stato un evento e lo vedrete anche nella clip finale che vi racconta quanto è stata bella questa serata. 1000 persone, ma una sola TV che vi racconta tutto, FVG Sports Channel, vediamo. Fiume Bannia è stato sempre rivalità. Nasce nella storia alla fine. È un bene che sia tornato e c'è l'altro derby e siamo contentissimi di viverlo. Rivalità campanile, non ci sta più nessuno qua allo stadio di Fiume Veneto. Fiume Veneto Bannia, un derby storico mai visto in promozione. Se il calcio regionale c'è la promozione, ma questa oggi fa partita a sé. Corner battuto. Il destro a cercare sul secondo palo, il numero 4, la deviazione, è subito gol, è subito Bannia, non ci crede nessuno, esultano tutti, Bannia 1, Fiume Veneto 0, neanche il tempo di leggere le formazioni, neanche il tempo di capire chi ha fatto questo gol. Fiume Veneto, il calcio di punizione, battuto in area, il pallone resta lì, il destro, Grispan, batti e ribatti. Alla fine si salva il Bannia. Bannia ancora in attacco, il dribbling riesce in un primo momento, poi da fuori Bortolussi, resta lì Menegon, Bannia 2 Fiume Veneto 0 Menegon. 2 chilometri separano Fiume Veneto da Bannia, 2 gol li separano anche adesso. Magrini, il dubbio del fuorigioco? Non c'è dubbio su questa azione, io ti posso dire assolutamente che in linea. Col destro Cesarato cerca la profondità, il dribbling gli riesce, cade a terra Vendrame, e calcio di rigore, 18 minuti, il Fiume può riaprire, il numero 10 parte,
Cesarato, ma Grispan gli dice no, ma Grispan gli dice Cesarato no. C'è Mussing, il capitano, da fuori Mussing, coi pugni lo risotto, calcio d'angolo per Rossi, punta l'uomo, si accentra un po', cede palla, il destro, questo è un grandissimo gol, Bannia, Bannia 2, Fiume, Veneto 1, il gol è bellissimo, è di Micheli. Sale Villalta, porta palla al numero 2, col destro, al centro, Grispan coi piedi, poi l'errore di Cesarato. Manzato, Grispan ancora lui, poi da fuori Mussing, e qua, sulla botta di Mussing, Lovisotto mette in angolo. Bella la sovrapposizione, la corsa di Gaiarin è sul fondo, al centro, e di testa fa 2-2 Vendrame, e di testa fa 2-2 il gol di Vendrame, la grandissima azione del Fiume, un tempo a testa, ed è 2-2. Al 35esimo il cross, il pallone lì, non riesce a trovare la deviazione Vendrame. E c'è il saluto dei ragazzi della tifoseria del Bannia, che poi andremo a ringraziare davvero per questo saluto. Palla che passa, non ci crede nessuno, non ci crede nessuno. Questo è il saluto del Bannia nel derby, è 3-2 al 48esimo. Al 48esimo, guardate il capitano, non ci crede, è finita qua. Che cosa è successo? Ma che gara, ma che finale, è come un film. E chi ha segnato poi? La maglietta incredibile, la maglietta celebrativa, diciamo così. Io non ho cugini. In una serata di calcio dilettanti memorabile e fantastica, però alla fine ha vinto il Bannia, 12 punti in campionato, la frazione batte il Comune. Manuele Cusini, direttore sportivo del Fiume Veneto. Fa male perché abbiamo preso gol al primo minuto e abbiamo preso gol al 96esimo. Sicuramente resti male, anche perché abbiamo, secondo me, abbiamo fatto la partita, abbiamo cercato di giocare a calcio, penso che l'hanno visto tutti, però il calcio fa parte anche questo, quindi non è sempre detto che il bel gioco o le azioni da gol poi si sviluppino su un risultato positivo. Al di là del derby che fa partita a sé, il Fiume Veneto dove vuole arrivare in questo campionato? Vuole arrivare a 40 punti innanzitutto. E qualcosa di più? Beh, sicuramente, cioè, abbiamo allestito così una squadra sicuramente con tanti giovani e con l'esperienza secondo me giusta per fare un giusto mix. Ma noi continuiamo il nostro cammino. E abbiamo la voglia di arrivare prima possibile a salvezza per poi aprire magari un qualcosina che lo vedremo al momento. E poi rivincita a Bannia allora? Ma a questo punto non dico niente, perché il derby è una partita a sé, quindi può succedere di tutto come avete visto, quindi non voglio più parlare del derby fino al ritorno. Mister Geremia, lei ha portato in promozione il Bannia e ha... Immagino sia stata una grande emozione, me la paragona questa di stasera? Ma insomma, diciamo che la finale che abbiamo fatto a Casarsa secondo me ha qualcosina in più, però devo dire, a me è piaciuto, a parte è chiaro che quando si vince, poi vincere in questo modo all'ultimo minuto eccetera, però devo dire che vedere tutta questa gente qua, ma non solo, un tifo bellissimo, tutti contenti, tutti felici, eccetera, penso sia una vittoria dello sport. Quindi più bello di così io direi difficile. Secondo te provate un po' più in difficoltà, avrebbe mai pensato di vincere questo derby? Ma proprio questa storia delle palle inattive noi ci crediamo sempre, perché i gol ne facciamo sempre abbastanza. Se hai visto anche questa che era... Insomma, uno doveva essere contento del 2-2, abbiamo mandato su tutta la nostra batteria e alla fine è venuto fuori il gol. Quindi diciamo, importante credere sempre. Adesso in settimana raccogliamo quello che è rimasto di sta partita e continuiamo, ma il nostro obiettivo è sempre quello della salvezza, non è che è cambiato, insomma. Fornasiere, giochereste ogni sabato, tempo permettendo, una gara alle 20:30? Sì, o no? Sì, la gara forse più importante della giornata, perché no, a livello di magari vicinanza
proprio geografica. Gabriele Pecile? Sì, tranne nei mesi invernali. Sono d'accordo con Mister Pecile, d'inverno non è possibile. Concordo anch'io sia con Mister Pecile che quindi, con Francioni. Allora, Presidente, che ne dice di questa proposta che nasce dopo l'entusiasmo del derby fiumano? Cosa ne pensa lei? Sì, i dati che abbiamo noi del derby di ieri sera di Fiume Veneto chiaramente fa pensare che la mossa sarebbe azzeccata, però noi chiaramente dobbiamo capire che non siamo i professionisti, abbiamo un regolamento diverso dove comunque le società hanno l'obbligo di rispettare un orario che viene fissato nel pomeriggio e quindi chiaramente solo l'iniziativa che poi nasce già a suo tempo dalla Presidenta Martini e poi proseguita con Burelli ha fatto sì che ci fossero questi anticipi chiaramente previo assenso delle società interessate. Presidente, quindi la federazione non potrebbe, sempre non per fare del male, ma perché pensa sia un qualcosa che fa del bene al movimento, non potrebbe obbligare quindi a giocare di sabato? Questo non si può fare? Con il regolamento attuale della federazione degli attanti non è possibile. Non è possibile. Il regolamento parla molto chiaro, c'è un orario pomeridiano, solo le società possono modificare questo previo assenso tra le due società interessate. Presidente, insomma, proponiamolo però il prossimo anno, dai, se riuscite, perché questa cosa del 20 e 30 a noi ci ha un po' entusiasmato, magari chissà, in futuro. Ma qualcuno secondo in più? Secondo me è una proposta che deve essere valutata e sicuramente con numeri magari iniziali di partite minime sarebbe sicuramente tornerebbe utile a tutti, insomma, perché si parla di 800.000 spettatori a Fiume Veneto, quindi certo. Quale partita, solo la Coppa Carnea che si ripete ogni anno ha questi numeri, insomma. E grazie al pubblico di questa gara. Ha vinto anche il pubblico, ha vinto Fiume Veneto in una serata di calcio dilettanti memorabile e fantastica. Queste persone, questi ragazzi che stasera avete fatto spettacolo, da quanto tempo è che vi siete assieme, fate tifo? È 2 anni che siamo così, è cresciuto piano piano e ci troviamo ogni domenica in casa, anche in trasferta, andiamo con il nostro striscione, ultra. Bisogna dire che avete vinto anche il pubblico stasera. Sì. Sicuramente hanno vinto loro, il Bania, ma anche grazie a noi. C'è solo un Capultà! Un paio di numeri, il 1005 di Cusano, il 1005 di Pescicana, il 3000 di Bania, in totale 6000 persone. E adesso torniamo sul campionato di promozione del Girone A. Poi questa gara è stata descritta appunto come
davvero partita a sé, lo avete visto, insomma quasi non ci fossero neanche, quasi non importassero i punti, però poi importano, no? Naturalmente. Fiume Veneto frena un po' e a quota 13 sale il Bannia a quota 12. Adesso concentriamoci su queste prime della classe, ci sono le due squadre di Fiume, questo comune che ha due squadre nelle alte sfere della promozione girone A, c'è un Porcia che zitto zitto stupisce, ha battuto anche il Lignano 2-1, il Lignano invece che in crisi, il Lignano che domenica sfiderà il Caporiacco, che adesso è in testa alla classifica, e parleremo, scusate, al Cordenons, che adesso è in testa alla classifica, che ha battuto il Caporiacco, altra squadra in difficoltà. E allora Messaggero Veneto dice: il Cordenons non fa sconti, Caporiacco c'è da lavorare, viene riassunta così, capolista in carrozza si dice, è la prima in classifica. E noi adesso parliamo di queste belle prime, partendo dal Porcia, con poi le interviste ai protagonisti, agli allenatori delle due squadre, e poi la vittoria del Cordenons e le parole pronunciate ieri nel corso di tutto campo di Zanon, questo giovane allenatore che insieme a Franco Martin guida il Cordenons. Franco Martin non ha il patentino, ce l'ha Zanon, e insieme stanno portando avanti questo progetto, quello di portare naturalmente il Cordenons fino in eccellenza. Al momento la strada è quella giusta. I servizi. Il campionato del Lignano deve provare ad ingranare, di fronte però c'è un Porcia che è partito benissimo e guarda molto molto in alto, anticipo della promozione girone A. Viol vuole lo scambio con Sirigu, Sirigu però si gira, porta palla, scarica al destro, fuori, non interviene Gobbato. 0-0, calcio d'angolo adesso per il Lignano. Panfili di testa, c'è, ben posizionato Perissinotto che blocca, palla che torna a Sirigu, mette giù, entra in area, comodamente, sul destro, poi la deviazione, resta lì, il tocco col destro, 1-0 Porcia, Viol, Porcia 1, Lignano 0, col destro, l'ha messa lì, quasi un colpo da biliardo all'angolino, buca. Ma è importante invece questa giocata fantastica di Zambon, a tu per tu Zambon, che gol Zambon! Porcia 2, Lignano 0, questo parla latino e gli altri non si sa che lingua, perché è una giocata pazzesca. E l'esultanza con rovesciata, hai visto? Due soli uomini in barriera. Pinzin basso, arriva in tuffo per il Sinotto. Ancora Zambon, il pallone passa, va via, il recupero, poi Sirigu se la porta sul destro, insiste ancora, Sirigu, ma Gobbato la va a prendere con una grande intuizione, calcio d'angolo, poteva chiuderla qua di fatto il Porcia. Attenzione a questo lancio, Chiaruttini, la finta ancora, il sinistro e qua Perissinotto con i piedi, dice no. Valvason che ci mette un po' di velocità, poi Virgolini, il sinistro, dal limite, Lignano accorcia, Porcia 2, Lignano 1, Virgolini con millimetrica precisione. Lancio lungo per Fre, posizione regolare, da Zan lo trattiene, cartellino rosso, no, gli dà il giallo e poi il rosso, perché era già ammonito, fallo su Fre. Il Porcia corre. Zambon ha fatto un gol fantastico, il Porcia è una grande della promozione girone A, si sente un po' più piccolo Lignano che perde, ha fatto troppo poco, la luce si allontana un po' di più, per questo Lignano diciamo in crisi di risultati. Mister Lignano Silvano Neri, la prima domanda che le faccio, se è preoccupato? Voglia, ma sono preoccupato già da un po' per questo, non solo da oggi. La verità, al secondo tempo, insomma, mi ha dato un po' più di fiducia per il proseguo, insomma, anche perché comincio a recuperare qualche giocatore, qualche altro l'ho anche perso di nuovo. Almeno il segnale nel secondo tempo che una squadra voglia qualcosa da dare, insomma, mi ha dato un po' più, mi ha rincuorato un po' di più, diciamo. Ragazzi, è una situazione che secondo me non si sono resi conto da subito dei primi segnali che io ho dato anche quando avevamo vinto, per dire la partita. Alcuni segnali si intravedevano che non eravamo una squadra che ancora poteva dettare condizioni in campo, e lo siamo se ci togliamo questa ruggine, questo terrore in questo momento qua.
giochiamo con un po' di paura, e per cui dobbiamo avere in campo almeno quei giocatori un po' più smaliziati contemporaneamente, che diano un po' di impronta alla squadra. In questo momento non riusciamo a farlo, perché o per un motivo o per l'altro io in campo ancora quei giocatori che devono dare l'ossatura finale alla squadra non li ho mai avuti, anche perché molti hanno appena cominciato ad allenarsi. Appunto per questi motivi il Lignano deve avere pazienza, e in questo caso la società ha pazienza, le chiedo, ci vuole un po' di tempo ancora? Questo bisognerebbe chiedere alla società. Io mi auguro, sì, è vero che dobbiamo avere pazienza, bisogna fare anche punti, però quindi un po' di cattiveria in più, bisogna che ce la mettiamo a partire da tutti, insomma. Mister Da Pieve, se le interessa, il Cordenons ha vinto, quindi non siete ancora premi? Vabbè, ma non è cose che ci riguardano noi. Diciamo che noi siamo contenti di essere lì. So che stiamo lavorando bene con questo gruppo di ragazzi, le risposte sono positive e quindi noi, il nostro percorso deve essere quello, domenica per domenica, di cercare di dare il massimo per ottenere il massimo. Giocando così però quest'anno i play-off possono essere un obiettivo assolutamente raggiungibile. Ma io penso che ce ne siano tante pretendenti ai play-off, sicuramente speriamo di far parte di quell'otto che pretendo di arrivare ai play-off, ecco. Diciamo che noi però confidiamo di stare nella parte alta della classifica, però per stare ci vogliono sudore e lacrime. Basta meno di un quarto d'ora, 13 minuti per l'esattezza, al Cordenons per avere ragione di un caporiacco troppo rinunciatario, soprattutto nella prima frazione di gioco. Pronti via, e dopo nemmeno due minuti, arriva la prima conclusione in porta, con Sacker pronto a raccogliere una palla prolungata da Shan e battere a rete chiamando Dell'Arche alla deviazione in calcio d'angolo. E proprio da calcio d'angolo, due minuti dopo, arriva il vantaggio. Scambio violo, Sacker violo, con quest'ultimo a trovare sul palo più lontano Russo, dimenticato dalla difesa del caporiacco e pronto ad insaccare. Al tredicesimo, azione simile e raddoppio del Cordenons. Questa volta è Sacker, non con il suo sinistro naturale, ma con il destro, a mettere in mezzo, dove Shan, ancora liberissimo, non ha difficoltà a mettere in rete. Preme nel suo forcing il Cordenons e al 33esimo un incontenibile violo semina il panico in area avversaria per poi crossare dal fondo per la corrente Sacker, il cui sinistro esce di poco. Ripresa che parte subito forte, anche se, a differenza del primo tempo, è il caporiacco ad avere la chance per la marcatura quando Alessio Pessot ferma così Della Santi dentro l'area di rigore. Non ha dubbi Galiussi nel concedere il penalty, che esalta le doti di Como, felino nel deviare in angolo la battuta di Dalla Torre. Ancora caporiacco a provare a riaprirla al 28esimo con un lungo lancio di Boic a trovare l'inserimento di Biasucci, il cui sinistro è però da dimenticare. E così al 36esimo il Cordenons fa tris, andando a premiare i cambi effettuati, dato che la rete porta la firma di Amadio, che va a chiudere la triangolazione con Zambon e a depositare in rete, dopo aver eluso anche il tentativo di uscita di Dell'Arche. All'ultimissima azione del match, il caporiacco accorcia con Dalla Torre a raccogliere la sua stessa respinta, in evidente posizione di fuorigioco, sul tiro di un compagno e ad insaccare tra l'incredulità di tutti i presenti che si aspettavano un fischio. Si chiude così con il Cordenons che festeggia i tre punti e la vetta solitaria del girone. Zanon, Fiume Veneto, Bannia, Porcia, una di queste almeno può impensierire il Cordenons? Beh, il Fiume Veneto ieri sera mi ha impressionato anche come gioco, come intelaiatura di squadra. E sarà lotta fino alla fine con il Fiume Bannia. Poi anche il Porcia, che sono stato a vederlo precedentemente, mi ha impressionato, soprattutto il primo tempo, e sono stato a vederlo contro il Bannia, avevamo fatto veramente un bel primo tempo. Saranno delle squadre, insomma, dove sarà battaglia fino alla fine. È giusto dire, Pecile, che lì c'è Cordenons Torre e poi qualcun altro che stiamo cercando di individuare, magari silenzioso Tita Da Pieve può arrivare a impensierire queste qua? Sì, non escluderei neanche Flaibano, Fagagna, insomma sono sicuramente squadre attrezzate.